Calcio al 7, approfondimento di Calcio al 7 triestino dedicato a tutti i tornei della nostra provincia. Oggi ospite di questa trasmissione, di questa puntata, una persona che non ha bisogno di presentazioni, lo conoscono tutti, Lino Inciso, organizzatore del torneo Città di Trieste. Buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio e un caro saluto a tutti gli sportivi triestini. Lino, ti ho invitato perché, innanzitutto per la par condicio, ho invitato un po' tutti gli organizzatori dei tornei di Trieste. Tu sei l'organizzatore principe dei tornei di calcio a 7 triestino. Da cosa nasce questa tua passione, questo tuo piacere di fare calcio a 7? Ma a dire il vero è una passione che nutro da quando ero ragazzo, quindi anche nelle mie origini c'è l'attività sportiva, calcistica a Sorrento, una squadra di calcio a 7, proprio per dire il destino. E poi, avendo nell'indole il senso organizzativo, quando mi sono trovato a contatto con Roberto Pogliani, il nostro Vate, e in pratica ho iniziato a collaborare con lui e dopo qualche tempo mi sono ritrovato nell'organizzare l'allora torneo Panzini. Siamo nell'anno 1988. 1988, quindi il tuo torneo che dura a Trieste da praticamente, senza fare conti su, di circa 20 anni. Esatto, nell'86 ho iniziato a collaborare con Roberto e dall'88 mi sono ritrovato da solo con tre serie di 10 squadre ciascuno, per arrivare poi tra alterne vicende a quelle che sono le attuali 56. 56. Mi dicevi Sorrento, quindi la tua città d'origine ovviamente, quale differenza c'è tra una Trieste che vede il calcio a 7 come pane quotidiano e le altre città? Adesso facevamo l'esempio della tua Sorrento, che magari hanno qualche attività di questo tipo, ma non sviluppata come può essere qui. Ma tutto nasce dal fatto che chi non riesce ad inserirsi nelle squadre di federazione, perché in pratica non è che c'è questo sviluppo di squadre a Sorrento, c'è il Sorrento, all'epoca c'erano un paio di squadre che si avvicendavano nei vari campionati di seconda, di prima categoria, e quindi i fuoriusciti da questa attività cercavano degli stimoli un po' fuori, non a questo livello, perché i campi in quella zona là sono, parliamo della penisola sorrentina, saranno un 4-5. Adesso qualcosa si sta muovendo anche là, ma siamo sempre molto ristretti rispetto ai tanti tanti campi che ci sono qua a Trieste. Un'enormità di campi, poi visto anche l'intervento del comune negli ultimi anni, campi e strutture veramente adeguate per quello che è un'attività che coinvolge decisamente tantissimi triestini. I triestini che partecipano al tuo torneo sono su che fascia d'età? Vedi quest'anno per esempio un ingiovinamento, un alzamento dell'età magari dei giocatori? Ma si va a cicli, ci sono degli anni in cui si inseriscono degli over, altri anni dove si inseriscono delle nuove leve, ripeto, gente che non trova spazio nelle varie squadre e quindi o che preferisce il meno dispendioso calcio amatoriale piuttosto che il più sacrificato calcio federativo. Quindi diciamo siamo nella media, siamo intorno, cioè, gli iscritti possono essere dai 16 anni agli over e siamo nella media, la media penso che alla fin fine siamo sui 30 anni come media generale. Poi ci sono delle squadre più giovani, come, sì, qualcuno giovane si è iscritto quest'anno, ma si è iscritta anche qualche squadra diciamo sui tra i 25 e i 30 anni. Si parlava proprio nell'altra puntata della scorsa settimana con Fabio, l'amico Fabio Schellic, di questa diversità però di età tra qualche compagine, quindi trovi la squadra magari di amici un po' più maturi che la fanno, che fanno il torneo solamente per puro sano divertimento, e trovi magari la squadra di giovanissimi che lo fanno anche per divertimento, ma in campo poi effettivamente per questioni fisiche e di età, e la differenza si vede soprattutto a livello fisico, no? E quindi si parlava di una possibile, si parlava in quel contesto là della conferenza Giulia, di un possibile reparto, diciamo, solamente dedicato agli over, no? Tu cosa ne pensi? Dimmi, dai.
Allora, è una buona idea. Infatti quest'anno mi era stato proposto da qualche squadra, diciamo più anzianotta, tra virgolette, di appunto formare all'interno della città di Trieste una sezione over. Il problema è che già esiste un torneo over, quindi andare a fare la concorrenza a quel torneo non mi sembrava giusto né corretto. Quindi, pur avendone parlato con qualche altro organizzatore, per quest'anno abbiamo lasciato perdere, perché ripeto, andare a disturbare quello che è la normale organizzazione di un altro torneo, anche perché gli over non è che poi sono tantissimi, quindi mi sembrava una cosa... Anche se Trieste risulta essere la città più anziana d'Italia, allora no, insomma... Beh, potremmo inventare gli over 70. Gli over 70, poi dovremmo avere un contatto diretto con la Croce Rossa, che non si sa mai cosa potrebbe succedere. Sì. Lino, allora, abbiamo praticamente a Trieste due grandi tornei che sono in città di Trieste e la Coppa Venezia Giulia. Poi avevamo fino a qualche tempo fa il torneo con l'Osone e poi la Coppa Trieste, e avevamo fino a qualche tempo fa il torneo con l'Osone che poi è finito, non si è più rinnovato nell'arco dell'anno, delle stagioni. Dove credi sia il punto di forza, e a questo punto ci facciamo un po' ci diciamo un po' bene di noi, dei nostri due tornei, della Coppa Venezia Giulia e del città di Trieste? Ma senza denigrare gli altri, probabilmente nell'organizzazione, perché le squadre partono con le intenzioni di divertirsi, ma poi, come si dice, l'appetito viene mangiando, e quindi iscriversi a un torneo che abbia una certa concretezza, una certa organizzazione, sia la richiesta principale per questo mondo. Perché si è avuto sentore di vari tornei che sono nati ma poi finiscono perché non c'è organizzazione. La storia del Golosone è una storia che probabilmente gli organizzatori hanno mal sopportato quello che possono essere i momenti di crisi. I momenti di crisi li passiamo tutti, però come da tanti anni predico, bisogna offrire sempre qualcosa di nuovo. Visto che ci stiamo facendo la pubblicità, io penso che buona parte del successo del torneo Città di Trieste è anche legato al sito. Volevo arrivarci anch'io. Al sito, poi ti lascio la domanda che mi volevi fare, sì, ometto qualcosa, dove cerco in prima persona di offrire risultati quasi in tempo reale, che costano dei sacrifici enormi, perché inserire risultati anche di 10-11 partite tra mezzanotte e le 8 di mattina non è una cosa indifferente. Ti si incrociano gli occhi. qualche volta sì. Era un mio vecchio sogno quello di creare qualcosa appunto quasi in tempo reale, e quando finalmente sono riuscito a realizzare questo sogno sono contento, sono felice, anche perché è una cosa che è abbastanza apprezzata. Allora, seguiti.